Ciao ragazzi, altro video della TuttoTech, questa volta non più su Alexa, ma sul Google Home Mini. È schiacciato! Ehi Google, stop, ci manca solo che ci bloccano grazie a te. Non bisogna toccare. Ehi Google, stop. È sensibilissimo. Delicatissimo, appena lo sfiori non toccatelo perché sennò vi parte. Se fate video su YouTube poi sono cavoli vostri. Allora, tornando alla spiegazione di che cosa vi presentiamo quest'oggi, oggi vi presentiamo la app di Google in modo tale che riusciamo a capire anche noi un pochettino come funziona. Ci stiamo giochicchiando e vedremo un pochettino insieme. Marco vi spiegherà un po' nel dettaglio che cosa c'è. Esatto, quindi bando alle ciance, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e guardatevi la nostra sigla! Apriamo l'app Google Home. Questa è la schermata principale, ci si presenta pulita, semplice, speriamo. Vediamo nella parte in alto il nome che ha dato Mickey alla propria casa, quindi Mickey House. Nella parte appena sotto dei suggerimenti di funzionalità che possiamo attivare, quindi invita membro casa, collega Smart Life, ma poi le approfondiremo nei prossimi video. Ancora sotto troviamo la voce media, clicchiamo e ci dice cosa stavamo ascoltando, che cosa era in riproduzione sul dispositivo. La chiudiamo, proviamo chiama casa. Ok, in questo caso è impossibile effettuare la chiamata perché bisogna prima aggiungere il numero di telefono a Google Duo e lo faremo prossimamente, al momento lo ignoriamo. Si può fare la funzione annuncio, come presente anche in Alexa, quindi semplicemente cliccando annuncio. Quale messaggio vuoi trasmettere? Ciao a tutti! Ricevuto, lo faccio subito. Ciao a tutti! Questa era la mia voce riprodotta sul Google. Torniamo alla schermata, abbiamo la funzione routine, cliccando ce ne dà 3, bedtime, good morning, I'm home, ma andando sotto in gestisci le routine ci se ne aprono già 7 preimpostate praticamente, con delle azioni già predefinite ma che possiamo tranquillamente settare come meglio ci piace. Quindi per esempio cliccando su buongiorno, lui ha già settato che dà informazioni sul meteo, dice gli impegni eccetera eccetera. Qui semplicemente fleggando, defleggando le varie voci potremo modificare la routine. Possiamo anche modificare naturalmente l'ordine semplicemente spostandole in alto e in basso, come potete vedere. Torniamo al menu principale, abbiamo la voce secondo me più importante, da dove possiamo vedere tantissime cose vedendo velocemente il tutto, menu impostazioni. Poi abbiamo il menu impostazioni, clicchiamo, ci si aprono tutti i dati generali che abbiamo impostato, le funzionalità, abbiamo benessere digitale, dove andando a cliccare configurandolo ci aiuterà a non abusare dell'utilizzo del nostro assistente Google. Al momento lo saltiamo. Poi ci fa un riepilogo delle stanze create, dei dispositivi creati. Da qui possiamo fare il tasto aggiungi e da qui possiamo configurare un nuovo dispositivo, aggiungere membri della casa, creare un gruppo di altroparlanti, una nuova casa, oppure aggiungere servizi di musica che al momento è impostato YouTube Music. Possiamo anche aggiungere servizi di video e foto, presumo Google Foto, no, sì esatto, e al momento appunto è impostato proprio Google Foto e ci dà la possibilità di collegare Netflix, YouTube Kids e Infinity. Tornando indietro abbiamo le voci crea nuova casa, elimina questa casa e i servizi dell'assistente Google, alcuni servizi dell'assistente Google, come fare chiamate e videochiamate, la lista della spesa, che non è nient'altro come quella di Alexa, quindi dovremo dirgli di aggiungere un determinato articolo alla nostra lista della spesa. Poi in fondo troviamo la voce altre impostazioni. Cliccando qui ci si apre
tutto un riepilogo. Allora, il primo menu parla e dice, ci dice tu, cioè chi siamo noi, come ci chiamerà l'assistente Google. Ci dice di impostare i luoghi, quindi indirizzi di casa e lavoro. Questo servirà soprattutto per le notizie del traffico negli spostamenti. Poi ci chiederà gli spostamenti, come li effettuiamo, appunto, con quale modalità di trasporto. Se vogliamo inserire metodi di pagamento, perché anche qui si possono fare acquisti direttamente vocali. Il meteo poi ci dà la possibilità di impostare i gradi Fahrenheit o Celsius, ci dà la possibilità di impostare le prenotazioni per voli hotel e di fare acquisti appunto vocali. Secondo menu, assistente, ci parla, ci dice il primo menu lingue, in questo caso come diceva Miki è già impostato l'italiano, possiamo aggiungerne altre. Ci dà la possibilità di cambiare la voce dell'assistente, come visto prima da Miki. La conversazione continua, che è una croce di Alexa, dover continuamente chiamarla e ripetere altre domande. Vediamo un po' cosa ci dice. In sostanza, qui ci dice che attivando questa funzione, dopo che ci darà la risposta alla nostra prima domanda, rimarrà attivo il microfono per un piccolo lasso di tempo, in maniera tale che ci darà la possibilità di effettuare un'altra domanda senza ripetere il nome del dispositivo. Io direi al momento di attivarlo, perché mi sembra un'ottima funzione. Poi la testeremo sicuramente meglio anche con i dispositivi di domotica che si potranno associare con Google. Torniamo indietro, abbiamo poi il voice match, praticamente per insegnare all'assistente a riconoscere la propria voce. Il face match, che su questa tipologia di prodotto, il Google Mini, non è possibile attuare, ma sul Nest per esempio sì. E poi c'è il menu domotica. Da qui, col tasto in basso a destra più, cliccando, ci si apre tutta la schermata delle marche compatibili con Google. Queste sono belle, eh? Quelle sono nostre. Queste sono quelle che noi sappiamo esattamente cosa dicono, ma che poi approfondiremo nel mercato orientale. Al momento non le facciamo. Torniamo indietro, troviamo il menu routine, che è quello che abbiamo visto prima, ma con le icone colorate. Da qui possiamo crearne di nuove, ma poi questo lo approfondiremo. Infine troviamo aggiornamenti via mail. Se vogliamo gli diamo il consenso e lui ci aggiornerà via mail. Poi troviamo la voce servizi in alto. Nei servizi abbiamo quelli che abbiamo visto prima nel menu precedente, quindi le chiamate, la lista della spesa, la musica, le notizie, video, foto, calendario, azioni. Vediamo un po' il menu azioni. Sì, questi qui non sono i nostri conti correnti, ma sono proprio i titoli azionari, quindi al momento è una voce che non ci interessa, torniamo indietro. L'ultima voce in alto del menu è quella dei dispositivi. Clicchiamo. Ci troviamo il dispositivo che Michele ha appena configurato, camera matrimoniale. Da qui possiamo aggiungerne di nuovi, facendo aggiungi possiamo aggiungere ulteriori dispositivi Google. Siamo tornati nella schermata principale. Nella parte in basso troviamo camera matrimoniale col disegnino del Google Mini e il nome camera matrimoniale. Cliccandoci possiamo vedere che possiamo impostare il volume. Possiamo alzarlo, abbassarlo. In alto troviamo il menu impostazioni, ci dà tutte le informazioni, le notifiche, tutto ciò che ha già impostato Miki in fase di configurazione. Troviamo il menu dell'equalizzatore per impostare i bassi e gli alti e il menu con i tre pallini, dove troviamo una guida online, i feedback della gente, oppure torniamo indietro con annulla. Infine in fondo troviamo il tasto di attivazione di Google, quindi cliccando possiamo interagire anche qui direttamente dal cellulare senza avere il dispositivo a disposizione, quindi anche fuori casa. E poi nella parte in basso a destra la cronologia delle azioni svolte con il dispositivo. Eccoci qua ragazzi, abbiamo visto l'app di Google Home.
speriamo che vi possa essere stato utile. Il prodotto è uscito già da un po' sul mercato, lo ammettiamo, siamo un po' in ritardo, però ci siamo arrivati, ce l'avete chiesto e abbiamo esaudito i desideri di alcuni di voi. E adesso piano piano poi faremo altri video collegando altre cose. Il bello arriverà piano piano seguendoci nei prossimi video, non è che spoiler tutto subito. Infatti, anche perché appunto vedremo se ci sono difficoltà anche qui oppure no. Se per caso ci siamo dimenticati qualcosa, noi non siamo i maghi della domotica, quindi vi preghiamo di scrivere qui sotto nei commenti che cosa ci siamo dimenticati, le funzionalità, e noi faremo un video dedicato al vostro suggerimento. Esatto, calcolando che in questo caso col Google Home siamo noi neofiti adesso. Assolutamente per cui... sì, l'abbiamo appena preso, quindi... dateci la vostra. Esatto, dateci la vostra nei commenti qui sotto e ricordatevi di dare un'occhiata ai link che trovate qui sotto, ragazzi. Per questo video è tutto. Al prossimo. Ciao. Ciao.